perché il fatto che posso presentare il libro fumando è una cosa diciamo, che non mi era mai successa nella mia vita e che mi dà grande godimento. Vorrei debuttare innanzitutto dicendo che chi mi ha preceduto mi ha posto delle domande, ha posto dei problemi che forse sono fin troppo raffinati rispetto alle intenzioni del testo, rispetto alle intenzioni dell'introduzione, rispetto al lavoro che io considero un lavoro ancora in corso d'opera. Tenete conto che per esempio non ho pubblicato il saggio che avevo scritto per questo volume per ragioni molto banali, cioè di scarsità, non avevo i soldi sufficienti per poter pagare altri volumi, quindi mi sono auto-amputato e ho intenzione di continuare a lavorarci anche nei prossimi anni. Detto questo, naturalmente, cosa posso fare come curatore? La cosa più banale posso fare è quella di cercare di rispondere innanzitutto alla prima domanda che mi è stata posta. Perché un volume che raccoglie saggi sulla violenza politica? Nel rispondere a questo sono anche costretto a rispondere alla ragione del titolo, visto che ci ho dovuto litigare con l'editore per circa un mese, morosato a... cercato insistentemente di farmi cambiare il titolo dicendo sembrava un libro che si occupava del problema della penuria degli asili nido nel sistema di welfare italiano e invece come dire sono molto convinto del titolo e sono molto convinto anche per le ragioni problematiche indicate prima da chi ha introdotto questo incontro. Perché un volume sulla violenza politica? Il problema è molto banale, per questo dico che cercherò di essere più banale e fumettistico di quanto non siano stati gli interlocutori precedenti, perché, come dire, quel rapporto, un rapporto che noi consideriamo scontato tra violenza e politica, in qualche modo, dal mio punto di vista, e in modo forse poco visibile, si è rotto. E cioè negli ultimi decenni l'associazione che è stata scontata per circa 3 secoli e mezzo, i secoli che noi identifichiamo con la modernità politica, in realtà ha cominciato un po' a perdere di pregnanza. Ora, teniamo conto di un fatto che forse non va dato per scontato. La modernità, cioè quella storia della civiltà di alcuni paesi del mondo che ha una storia che ha più o meno 3 secoli, è stata molto innovativa dal punto di vista evolutivo nel costruire questo rapporto. Dicevo, sarò fumettistico, in un contesto classico qualcosa come la violenza, che non era neanche qualificabile come violenza politica, era un dato esattamente come la pioggia, gli uragani, i terremoti, era cioè una scena scontata definita dalla natura e che non... come dire, non poteva avere una qualificazione di per sé politica. Sì, gli uomini, come dire, potevano agire in questa scena, come si può agire e combattere sotto la pioggia, cercando di qualificarsi, conquistare posizioni, eccetera, eccetera, ma la caratterizzazione politica diventava molto problematica, tanto che in greco si sa che non c'è un termine, cioè c'è un termine per indicare violenza, ma non c'è un termine così significativo politicamente per indicare la violenza. Metto da parte il significato che poteva avere la violenza in una lunga storia quale quella del cristianesimo, dei secoli del cristianesimo, cioè delle culture cristiane in cui violenza indicava sempre qualcosa che non aveva un riferimento diretto alla politica. Da questo punto di vista la modernità è stata molto innovativa. Ed è stata innovativa, questo mi permetto di interloquire un po' anche effettivamente per cose che sono state dette prima, non solo attraverso quell'associazione nella gigantomachia dello Stato, cioè OBS. Lo Stato è quella cosa, ripeto, a fumetti, che serve per cancellare le forme, le fenomenologie della violenza che intercorrono nelle relazioni umane. Ma c'è un'altra gigantomachia che in fondo non avete menzionato nessuno di voi, che è caratteristicamente moderna, e che è quella della rivoluzione. La rivoluzione è un atto esplicitamente violento che ha il carattere di fondare un nuovo ordine politico. E questa è chiaramente una seconda dimensione che è proprio, casualmente, questo è uno dei motivi per cui secondo me è interessante oggi parlare di violenza politica, è del tutto scomparsa, d'accordo? È del tutto scomparsa. E lo dico senza nessuna nostalgia, come dire, lessicale, ma è del tutto scomparsa dal panorama e dalla discussione politica contemporanea. Questo rapporto tra violenza e politica, che seguiva queste due linee di sviluppo potenziale, oggi in qualche modo si è rotto.
dando la giustificazione prima all'editore perché pubblicare questo testo, gli ho detto è un testo che cerca un po' di mettere in discussione quest'idea che oggi la violenza politica possa solo esprimersi in due forme, quella straclassica della guerra, la guerra tra stati, la guerra tra collettivi umani in competizione tra di loro, e il terrorismo. Ora, sarà possibile che la violenza politica possa avere solamente queste due caratterizzazioni? Quindi, diciamo, l'intenzione era sostanzialmente quella di sondare questa area problematica. Il libro è un libro che raccoglie contributi diversissimi che non cercano, cioè, o meglio, Federico vi ha appena dato l'indicazione di una ricerca sua personale, ma gli altri testi seguono strade anche molto differenti da questa, ma cercano un po' di provare a riflettere su questa cosa banalissima, il problema della violenza, banalissima dico perché è assolutamente presente dal punto di vista storico in tutte le fasi storiche, in tutte le società e anche trasversalmente in tutte le fenomenologie di relazione tra esseri umani, e che però, come dire, oggi stenta a diventare, ad essere esplicitata, ad essere chiarita, ad essere discussa. E badate bene, nel corso degli anni, ho passato 3 anni dietro a questo testo, in cui ho consultato circa 100 definizioni di violenza, una 50 di definizioni di violenza politica, questa incertezza sta progressivamente aumentando invece che diminuendo, con rare eccezioni. Prima sia Sandro sia Federico citavano Balibar. Balibar è l'autore di un testo che purtroppo ancora non è stato tradotto in italiano, ma uno dei pochi testi che cerca di articolare in modo problematico e interessante questa dimensione. La via che ho indicato nell'introduzione, che ho cercato di indicare attraverso il titolo, è una via di approssimazione a questo problema, cioè i motivi per cui la violenza diventa in qualche modo non solo invisibile dal punto di vista pubblico e sociale, ma invisibile anche dal punto di vista teorico, è questa dell'immagine del senza asilo. Ora non vi intrattengo sui significati di questo come dire, arcaismo concettuale, istituzionale che era l'asilo greco. Cerco di tradurlo, cerco di spiegare che cosa si intende con senza asilo, perché come dire, in qualche modo forse nel titolo c'è anche un po' una risposta del perché la violenza si è dissociata dalla dimensione politica o da alcune dimensioni politiche oggi, detto altrimenti. L'impressione è che la violenza, le scene di violenza del XX secolo siano anche all'origine, non dico di Mario Monti, ma certamente siano all'origine di una decadenza progressiva della funzione della politica nelle nostre società, cioè di un discredito crescente della funzione della politica nelle nostre società. Senza asilo cosa significa? Significa, tradotto con un linguaggio che forse ancora non è immediatamente chiaro, una escalation progressiva a cui abbiamo assistito nel corso del XX secolo nella rottura delle immunità intendendo come le forme di difesa della vita che sono caratteristiche non solo della vita biologica ma anche della vita sociale. Un'altra definizione è come se fosse arretrata la superficie di vulnerabilità dell'uomo, in un doppio senso, uno molto banale, spettacolare, quello che abbiamo davanti agli occhi tutti, che è quello caratteristico delle scene belliche o delle scene di sterminio o delle scene di massacro del XX secolo fino ai giorni nostri, cioè un incremento delle capacità tecniche distruttive, non solo militari, perché le applicazioni di queste tecniche vanno al di là naturalmente dell'applicazione militare, distruttive, che hanno portato anche a una trasformazione profonda, per esempio, del fenomeno guerra, quello che sembra il fenomeno più caratteristico e più costante nella vicenda storica umana. Ci sono straordinari testi degli ultimi 2 decenni che dimostrano come oggi sia sempre più difficile riuscire a distinguere il confine tra la guerra e la non guerra, tra come dire, gli spazi in cui noi possiamo rappresentarci una sorta di duello tra collettivi umani e spazi in cui invece questa forma di duello straripa, si rompe. È un po' il riferimento naturalmente a quella dimensione di sconfinamento e di illimitazione dell'evento bellico, che però ha una natura molto banale, cioè il volto di queste, cioè le rappresentazioni, le scene, le immagini che noi possiamo farci di questa come dire, escalation, la rottura dell'immunità, è quello come dire, dei bombardamenti aerei,
della bomba atomica, di tutte le tecnologie distruttive che sono state affrontate nel corso del secolo. C'è però un secondo significato, a mio avviso altrettanto importante, di cui occorre tener conto e che introduce forse alcuni dei problemi che sono stati menzionati prima, e cioè non è forse esclusivamente limitato alle capacità tecniche distruttive che hanno portato a stermini, a contabilità di morti incontrollate, ma dal mio punto di vista altrettanto significativo il fatto che è aumentata la superficie sulla quale si possono esercitare forme di violenza di tipo diverso, forme di violenza come dire legate alla dimensione strutturale, invisibile, quelle meccaniche. È come se, senza asilo significa anche, fossimo diventati più suscettibili di essere privati di qualcosa, depredati di qualcosa, come dire, è come se fossimo diventati più capaci involontariamente di essere, usando un termine un po' antiquato, anche questo molto arcaico, sfruttati. Perché badate bene, questo è un elemento a mio avviso di grande interesse per ridefinire cosa può significare senza asilo. Colui che più di ogni altro ha contribuito a dare la definizione di sfruttamento, e qui estrapolo dalla dimensione, come dire, dell'analisi economica, quel signore barbuto che è stato menzionato anche prima, Karl Marx, usava un termine che era Ausbeutung, che è un termine che normalmente in tutta la tradizione come dire, delle culture politiche di sinistra è stato trasformato in una sorta di termine estrattivo, no? Cioè qualcuno che ruba qualcosa. Nel significato originario, nel significato di Marx, la parola sfruttamento aveva un carattere predatorio, sanguinario. Cioè Marx, quando usava questo termine, vedeva il sangue che colava dai corpi e lo concepiva esattamente come una dimensione di straordinaria violenza. Ecco, questo incremento della vulnerabilità dettato sia dalle trasformazioni tecnologiche sia da questa crescita di una soglia di privazione, sfruttamento e predazione ci indica, a mio avviso, una delle possibili strade con cui possiamo cercare di comprendere perché si assiste a questa dissociazione, che badate bene non è una dissociazione insignificante, non solo per quanto riguarda le problematiche legate alla teoria politica, ma anche dal punto di vista delle pratiche politiche. La prima indicazione si può ricavare, che molti di coloro che mi hanno preceduto hanno indicato molto chiaramente, è che diventa sempre più difficile tenere fermo un concetto univoco di violenza. Una delle intuizioni più straordinarie del testo di Balibar, dico intuizione perché dal mio punto di vista non sufficientemente sviluppata, forse più articolata nell'intervento di Sandro di quanto non sia nel testo, è che diventa sempre più difficile indicare una violenza. E va bene, questo è un problema politico importante perché, dice Balibar, solo se esiste una violenza sola io posso monopolizzarla. Se invece esistono forme differenti di violenza, molte violenze, il problema del monopolio diventa un problema radicalmente, quasi sostanzialmente insolubile. Questo significa sostanzialmente senza asilo, questa è la ragione per la quale dal mio punto di vista era importante cercare di iniziare, perché è solo l'inizio, un lavoro di scandaglio del tema della violenza politica, perché, dicevo prima, come dire, questo non ha a che fare solamente con la teoria politica, ha esplicitamente a che fare con anche le pratiche politiche. Ora, se noi leggiamo il titolo non solo come l'associazione tra un come l'associazione tra un sostantivo violenza e un aggettivo politica, ma trattiamo anche il tema politica in forma sostantivata, cioè concepiamo, come dire, l'idea di una politica violenta, capite bene che i problemi di cui parlava adesso Federico, i problemi, come dire, sotterraneamente impliciti nelle domande provocatorie di chi ha introdotto il testo, e cioè traduciamolo brutalmente, ma non c'è una forma di violenza possibile, di violenza politica positiva. In fondo tutta questa ricostruzione un po' paranoica, questo sarebbe un tema straordinario, ma lo metto da parte perché il tema della paranoia ci direbbe moltissime cose. Non c'è modo di dare espressione, io rispondo, diciamo, con le parole straordinarie, in questo caso
mi sposto su altri orizzonti geografici e storici, quell'idea straordinaria di Frantz Fanon, I dannati della terra, in cui sostanzialmente la violenza viene concepita come qualcosa che è capace non solo di ottenere dei risultati. Io faccio violenza secondo una logica calcolistica e quindi uso la violenza come strumento per ottenere un obiettivo, ma l'idea stessa che la violenza possa essere di per sé, nel momento in cui la pratico, un momento di emancipazione, di liberazione, di come dire, autovalorizzazione del soggetto che la compie. Esattamente, lo dico tra parentesi, il contrario di quello che sosteneva Gandhi nel suo modello della non violenza, cioè che il fatto che la violenza fosse qualcosa che peggiorava le condizioni della soggettività di chi la agiva, d'accordo? È possibile oggi? Ecco, questa cosa, rispondere a questa domanda diventa quasi impossibile con le categorie tradizionali della teoria politica moderna. E devo dire, leggere le discussioni, i dibattiti, per esempio, che fanno seguito a tutte queste vicende, riots, dal mio punto di vista molto divertente, perché si assiste da una parte ai tentativi di ripristinare linguaggi antichi in senso moderno naturalmente, dall'altra parte si assiste alla proliferazione di posizioni, perché ci sono anche queste, di quei rabdomanti della soggettività politica che in ogni forma insurrezionale vedono di nascosto finalmente la rinascita di un soggetto politico. È una cosa naturalmente dal punto di vista dell'intelligenza politica è molto limitata, ma soprattutto porta costantemente alla delusione, e chi fondo fa il rabdomante in questo senso spesso si ritrova davanti, e però naturalmente si continua perché è molto fruttifero dal punto di vista dell'attenzione pubblica, almeno di certi habitat o subculture politiche. Detto questo, questo disorientamento per me è straordinariamente interessante. Ora fatemi uscire, diciamo, da una qualsiasi posizione politica. Io di lavoro faccio quello e si meraviglia davanti alle parole, alle cose, così è. E quindi assistere a questo disorientamento, d'altra parte, mi dà l'idea che siamo davanti a un problema che non trova soluzione con gli strumenti concettuali che abbiamo in testa. Il problema suscitato da Federico: com'è possibile che non sia possibile valorizzare politicamente fenomeni insurrezionali che solo 150 anni fa sarebbero stati letti come, non dico i segni dell'avvento della società futura, ma insomma anche molto meno, semplicemente come forma di dire, perché non esiste un soggetto politico, istituzionale o non istituzionale, che mai si appropria di queste cose? Si può dire molto, diciamo, sui limiti della rappresentanza politica parlamentare, eccetera. Però perché questa cosa non succede mai, quando 50 anni fa sarebbe stato il primo compito di alcuni soggetti politici quello di cercare di filtrare questo tipo? Allora, il testo, qui mi fermo perché sennò direi le cose che penso io del saggio, che non c'è, quindi il testo, il libro cerca di raccogliere, come dire, prospettive di osservazione molto differenti, che cercano di aprire rispetto a queste differenti forme di violenza, con l'intenzione di cercare di capire, cosa che per esempio Federico ha spiegato molto bene dal suo punto di vista e dal punto di vista della fenomenologia di cui si è occupato, se si può trovare o si possono trovare interessanti linee analitiche dal punto di vista politico. Io l'ho chiesto a una ragazza, a una donna, se mi scriveva un pezzo, mi ha detto che non c'aveva tempo per farlo. Questo però non giustifica, naturalmente, dico semplicemente, in questo modo me la cavo, diciamo, un po' pavidamente, dicendo che quella è un'indicazione di una delle molte forme in cui può essere riarticolato. Il nome, mentre Sandro diceva le sue cose, me l'ho scritto il nome di Judith Butler sul fogliettino, e più ancora, per esempio, per dire la sofisticazione, la raffinatezza analitica che può venire anche da approcci distanti rispetto ai modelli tradizionali,
più ancora che al modello di violenza etica, io trovo che sia straordinario, ad esempio, l'analisi della Butler sui cosiddetti hate speeches, cioè l'analisi puntuale, meravigliosa, in cui si riesce a mostrare il carattere violento del linguaggio, violento in modo radicale del linguaggio, delle formulazioni di odio che stanno non solo a monte di azioni sgradevoli o sgradite dal punto di vista politico, ma proprio di per sé. Quindi credo che naturalmente che questo lavoro è aperto anche in quella direzione e che debba essere condotto anche in quella direzione. Ora tenete conto del fatto appunto che io mi sono automutilato e che il testo è un testo, come dire, sì, di 11 saggi, ma potrebbe essere un testo di essere stato un testo, una raccolta di saggi di una cinquantina, è tutto un lavoro da fare, e però questo mi interessa segnalare che benché sembri un tema scontato, questo della violenza, la violenza è da sempre considerata un concetto amorfo, un concetto indefinibile, cioè, oggi è meno scontato di quanto non si creda, e con oggi intendo negli ultimi tre decenni, quantomeno, di storia della civiltà politica occidentale. Io mi fermerei qui, perché spero magari che qualcuno di voi abbia qualcosa da dire a commento anche delle cose che sono state dette dai miei interlocutori. Grazie.